proseguono le emozioni del grande calcio in diretta su EA Sports. Il menù di oggi è ricchissimo, questa è una sfida veramente dal sapore speciale. Ci sono due squadre che hanno grande tradizione e sono però anche imbottite di stelle dell'oggi, pronte a farci divertire. I tifosi ci credono e ovviamente lo saprete, i biglietti sono esauriti in pochissimo tempo. Rimanete con noi amici da casa, è una grande sfida questa. Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacolo. Con me, come sempre, c'è Daniela Dani. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Incontro con molti spunti interessanti. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia. Si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza. Questo è il mio augurio. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Padroni di casa che scendono in campo dal primo minuto con questa formazione. Ottimo il tuffo del portiere. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Grande. È calcio di rigore, possono mettere la testa avanti. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare il fallo con il penalty, ma non mi è sembrato un intervento da giallo. Possono aprire qui le marcature. Rigore parato! Tentativo di cross, è pressato, attenzione, azione che non porta a nulla. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match, la sua squadra punta davvero molto su di lui. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finirà la palla e poi si fanno trovare al posto giusto al momento giusto. Berezinski. Grassi. Occhio al pallone filtrante. L'anticipo sull'attaccante. Può salire palla al piede. La mette nel mezzo, calcio d'angolo intercettato facilmente dal portiere. Pallone che esce, si riprenderà con un calcio d'angolo. Occhio al cross di Candreva, esce nel traffico il portiere e la blocca. Può scambiare con il compagno. Ha scelto bene il tempo. Maggiore. Palla interessante nello spazio. Prova a calciare. Super qui il portiere. Intervento che vale come un gol.
Grassi. Recupera palla con un intervento pulito. Via. Palla gol importante. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Rivediamo l'azione del gol. Ha caricato la botta e non ha lasciato scampo al portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Punta la porta. Grande intervento, quasi come un gol. Grassi. Capisce tutto e ferma l'azione. Arriva il segnale di chiusura della prima frazione, ci ritroveremo per la ripresa. Ha offerto una buona prova nella prima metà del match, si sta muovendo bene in campo, sembra essere davvero a proprio agio. Può essere soddisfatto della sua prova, ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. L'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Maggiore. Via con il pallone. Farà schermo al pallone con il corpo. Buono il contrasto. C'è spazio per andare. Sale destro. Va in porta. Partita equilibratissima. Parità assoluta. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Aveva diverse opzioni per battere la rete. Alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Candreva. Maggiore. Grassi. Sale destro. Difende bene palla con il corpo. Situazione di pericolo, un errore potrebbe costar caro. Possono ripartire, attenzione. Difesa scoperta, occhio al contropiede. Si esaurisce qui il contropiede. Di fisico la tiene. Riceve sostegno. C'è la possibilità per il vantaggio. Interviene proprio all'ultimo e salva. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina.
evita l'avversario. La dà indietro. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Intervento che vale quasi come un gol. Luperto. Marin. Comunicazione di servizio. Destro. Il fischio dell'arbitro, si ripartirà con un calcio di punizione. C'è il cambio dunque. Sale destro. Libera il tiro. Ottimo intervento del portiere. Koulibaly. Possibilità per il contropiede. Provano a far qualcosa per rompere la situazione di stallo. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Cerca l'appoggio al compagno. Vuole il tocco verticale. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Questa è l'azione del gol. Ha battuto il portiere con una conclusione sotto misura. Abbiamo visto gol più difficili, è vero. Ma l'importante alla fine è farsi trovare pronti per metterla dentro. Trova il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Destro. Marin. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Hanno la possibilità della ripartenza. Candreva. Ecco il triplice fischio, vittoria e punti preziosi per la formazione di casa. Un successo che ripaga gli sforzi. Si sono presi 3 punti quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il pari. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.